Da oggi al posto di Ristorato Agrigento un box Tourist Information. Quali sono le finalità di questa struttura? Le finalità di questa struttura sono quelle di dare la prima accoglienza ai turisti che arrivano nella Valle dei Templi, che è la porta di accesso alla provincia e della città di Agrigento. Questo è un punto di informazione che stiamo facendo a titolo di prova per i due mesi, diciamo di agosto e settembre, per valutare qual è che effettivamente è il bisogno dei turisti che arrivano ad Agrigento. È uno sforzo che sta facendo il consorzio, la filiera turistica agrigentina privata, senza nessun contributo, con la disponibilità chiaramente degli enti che hanno dato l'autorizzazione, eccetera. Però teniamo a precisare che è uno sforzo del privato. Noi contiamo invece sulla possibilità di poter continuare successivamente a fare la stessa operazione insieme alla provincia, comune, Camera di Commercio ed Ente Parco, che sono poi gli enti preposti nel territorio a fare questa operazione. Quindi l'obiettivo è quello di orientare il turista sia nella valle che nella città di Agrigento e anche nell'intera provincia? Assolutamente sì, il turista in ogni caso quando arriva in un posto vuole conoscere le cose da fare, da vedere, e fino ad oggi purtroppo c'è stata una poca comunicazione. È un'ottima iniziativa degli operatori turistici e agrigentini riuniti appunto nel consorzio della Valle dei Templi. No? Ci complimentiamo per questa iniziativa e speriamo di poter dare anche il nostro contributo perché questo posto acquisti il valore che deve avere.